Io mi devo prendere le mie vere rivincite, cioè non qua non si scherza, ragazzi. E basta, ragazzi, basta. Quando è troppo, eh. La qualunque io voglio andare a mettere all'interno di questo slime e di questo zaino, dannazione. Yolanda Switch. Everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene, come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Allora, ragazzi, oggi sono tornata con una nuovissima vendetta, perché le vendette non finiscono mai, visto che oramai è diventata una vera e propria guerra tra me e Daniele, perché lui non la smette, io non la smetto. Penso che sarà una lotta infinita, perché oggi sono tornata con un nuovo video dove farò un nuovo scherzo a Daniele. Andrò a fare lo slime all'interno del suo zaino preferito e dello zaino che usa sempre quando viene qui, ovviamente. Ma prima di iniziare questo video, lasciate un bellissimo pollice in su se vi piacciono questi video, questi scherzi. Suggeritemelo ovviamente sotto nei commenti, dei nuovi scherzi anche abbastanza cattivelli, perché mi sto arrabbiando abbastanza, visto che Daniele mi sta facendo degli scherzi veramente troppo cattivi. L'altro scherzo che mi ha fatto l'avete visto per l'appunto domenica sul suo canale, dove mi ha fatto prendere uno spavento incredibile. Cioè, io veramente, raga, io non ho parole. E questi scherzi che noi facciamo sono reali, ragazzi, veri, perché io mi devo prendere le mie vere rivincite, cioè non qua non si scherza, ragazzi, Ovviamente, se volete vedere altri scherzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche inerenti, ovviamente, ai miei video, così le potete ricevere sempre sul vostro cellulare e sul vostro computer. Ok, allora, oggi facciamo un giochino, facciamo indovina la parola misteriosa con il mio labiale. Io andrò a mimare una parola e voi la dovete indovinare. 3, 2, 1. Ok? Scrivetemi sotto nei commenti cosa ho detto con il mio labiale. Allora, cosa andiamo a fare adesso? Siccome Daniele è uscito con Yuki e ha detto che faceva la passeggiata lunga, perché noi abbiamo due metodi, abbiamo la passeggiata corta e la passeggiata lunga. Siccome lui, secondo me, aveva voglia di camminare stamattina, ha fatto la passeggiata lunga, quindi ci metterà almeno 20-25 minuti, il tempo perfetto per fare questo scherzo. Allora, lo zaino di Daniele sta qua. Questo è il mio, quello è il mio e quello è il suo. E quindi oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a svuotare totalmente lo zaino di Daniele. Io lo andò a svuotare, lo vado a prendere. Non so se farci direttamente lo slime dentro oppure buttarcelo dentro e basta. Mi sa che ci farò proprio lo slime dentro, ragazzi. Oggi sono stra iper mega cattiva. Allora, e basta, ragazzi, basta. Quando è troppo, eh. Quando è troppo. Anzi, sapete cosa faccio? Questa roba sua, adesso gliela vado proprio a nascondere. Sapete che vi dico? Il primo che vado a nascondere è proprio il suo computer. Ottimo. Questo però lo facciamo dopo. Allora, prendiamo tutta la roba sua, svuotiamo lo zaino. Sì, raga, sì. Svuotiamo lo zaino, tutta la roba dall'interno. Si è tolto tutto? Credo di sì. Vabbè, se manca qualcosa, magari glielo tolgo dopo. Ok, andiamo di là. E è arrivato il momento di fare lo slime all'interno dello zaino. Basta, ragazzi, voglio la mia cavoletti di vendetta. Ok, adesso vi piazzo la videocamera qui sul cavalletto. Le chiavi. Gli vado a nascondere le chiavi di casa. Impazzisce, raga. Ma veramente, sono veramente molto arrabbiata, raga, stavolta. Allora, prendo lo zaino e ci vado proprio a fare lo slime dentro. Ora basta. Allora, vado a prendere la colla. La mia colla che ho qua purtroppo è la colla trasparente. Ah, c'ho i miei calzini che sono fashionissimi, bellissimi. Vado a prendere anche la schiuma da barba, la crema, la qualunque io voglio andare a mettere all'interno di questo slime e di questo zaino, dannazione. È arrivato il momento, ragazzi. Prendiamo lo zaino e ci vado a fare lo slime dentro. Basta. Mettiamo la colla. Ok, va, ovvio. Non so se sentirmi un po' in colpa, ma non mi sento in colpa, basta. Vi abbasso un po' la videocamera e vi faccio vedere ovviamente quello che sto facendo. Cioè, raga, guardate, vi metto qua così almeno vedete quello che faccio. Qua è lo zaino, mi raccomando, voi non lo fate a casa e mai nella vita. Andiamo a spruzzare la schiuma da barba. Mi sono dimenticata l'addensante, lo prenderò. Prendiamo la schiuma da barba e la mettiamo dentro. Prendiamo la crema. Oh, che meraviglia! E il colorante? No, il colorante no, non lo voglio mettere. Mettiamo invece le palline.
così già dentro, quasi quasi glielo farei proprio mescolare a lui questo maledettissimo slime. Ok, mettiamo le palline azzurre e le palline verdi. E con le mani? O non con le mani? Ma sì, però prendiamo prima l'addensante. E voglio di metterci anche i glitter, guardate ragazzi. Basta, allora, mescoliamo e vediamo un pochettino. Questo è al pari dello slime fatto nel lavandino. Ok, perché quando Daniele viene, lo sapete cosa fa? Di solito lui posa la mascherina all'interno dello zaino. Immaginate quando vedrà tutto questo, ragazzi. Quando vedrà tutto questo all'interno del suo zaino. Ora basta, raga, eh. Cioè, ecco qua, lo slime è fatto. E questo è quello che è uscito. È uscito pure uno slime bellissimo, guardate ragazzi. Adorello. Ok, adesso lo vado a piazzare di nuovo dove stava prima. E poi andiamo a nascondere tutti gli oggetti delle cose che stavano nello zaino di Daniele. Ok ragazzi, allora io ho fatto. Gli rimetto lo zaino qua sopra. Adesso è arrivato il momento di nascondergli tutte le cose, tra cui anche il computer. Allora, il computer glielo nascondo sotto tutti i miei vestiti. Ho le mani sporche, me le devo andare assolutamente a lavare. Mettiamolo nel mio armadio. Ma sì, ok, perfetto. Poi tutte le altre sue cose andiamo a mettere qua dentro. Ok, gliele nascondiamo nel mio armadio. Anche il portafogli, tutte le cose. Il portafogli glielo metto, vediamo. Oddio, qua dentro. E direi basta, vabbè, il deodorante glielo lasciamo là. A posto, adesso devo solo aspettare che lui venga, vi piazzo già qua. Mamma Silvia, che passa l'aspirapolvere, dannazione. Qua si vede tutto, però devo mettere questo davanti, perché in questo caso io sto usando la videocamera piccola, non ho usato la videocamera grande, quindi ho messo la videocamera qua. Daniele è appena entrato dalla porta. Perfetto, mettiamo questo fuori. Aspettate. Sei tornato? Yes, vieni qui. Eccoci qua. Ah, oh. Mascheri. Yeah, Yuki! Ecco qua. Allora. Sono, aprisci tu? Sì, sì. Allora, Yuki, vieni qua. Yuki, vieni qua. Vieni. Devi pulire, Yuki. Vieni. Vieni qua. Vieni. Vieni. Dai, del biscottino, vieni. Vieni, del biscottino, vieni. Mio, non è il tuo. Ma sei mio? Non lo so. Ma cosa? Boh. Io non... non l'ho visto. Vedi lo zaino. Scema, perché c'è lo slime nel mio zaino? Io? No, io mi sto... Cioè, ma dentro ci stanno le mie cose, che d'altronde qua non ci stanno più. Cosa c'è, Daniele? Daniele! Mi ha schiattato uno slime dentro lo zaino. Daniele, cosa c'è, Daniele? Daniele, cosa c'è? Daniele, cosa c'è? Ma sei una cretina, mi ha messo lo slime dentro lo zaino, cosa c'è? Fai vedere cosa c'è nel tuo zaino, fallo vedere cosa c'è. Che c'è, Daniele? Cioè, ma sei normale? Cosa c'è? E le mie cose? Ma mica sono sporcate, le mutande, tenevo il portafoglio. Chi lo sa? Dove saranno mai le tue cose? Te le ho buttate nella spazzatura, in mezzo ad una strada, fuori in una piscina. Cioè, ma che voglia c'hai a prima mattina di fare queste cose? Cioè, devo mantenere la calma. Che? Arrabbiati! Che c'è? Non posso arrabbiarmi perché mi stai riprendendo, vuol dire che finirò su YouTube. Che non posso dire parolacce, non posso dire dopo, dirò dopo. Cioè, mi sono salito tu zaino. Lo slime nello zaino, sì. Cioè, io non ti ho mai fatto uno scherzo del genere. Sì, lo slime nello zaino. E questo è anche poco di quello che ti meriti tu per quello che mi hai fatto. Mi dispiace. Se vuoi il tuo caricabatterie, se vuoi... Mi hai sporcato il mio zaino preferito, ma me lo lavi tu. Non me ne frega proprio. No, me lo lavi tu. Non me ne frega proprio. No, me lo lavi tu. Non me ne frega proprio. Ma lo sai che questo sarà una guerriglia? Questo sì, sarà... anche voi. Ci sarà una reazione molto forte a questo scherzo. Molto forte a questo scherzo.
E ma dove hai messo le mutande, le cose? Cioè, mi serve il caricabatterie. Ma te la cercare? Dico solamente che forse sono in questa stanza, forse. In questa stanza? Sì. Cioè, ragazzi, ma è normale che Yolanda mi deve fare questi scherzi pessimi? E chi lo sa? Chi lo sa? Sacco robe. Ma veramente? Le magliette. Se mi sporcate i vestiti... Non parlo, meglio che mi censuro. Sì? Per forza. Su YouTube non si possono dire le parolacce, quindi non posso dirle adesso. Quando spegni la videocamera poi vediamo, tutto qua. Cosa hai trovato? Fai vedere a tutti quanti a casa. Cosa hai trovato? I miei vestiti. Ah, i tuoi vestiti? Ma non avevi solo queste cose però tu? Il mio portafoglio? Chi lo sa dove sarà quello boh. Uno porta il cane a fare le sue cose, si trova. Può darsi anche che me ne sono scappata con il bottino. È scappata no, perché sono qui. Con il bottino. Allora, 10 euro che ci stavo. Ya, d'accordo. Ragazzi. Mamma mia. Allora, ma mi vendicherò, ma nessun problema. Sì, davvero? Ma non mi pare mi proprio. Non ti arrabbiare, mi vendicherò. Mi zaino. No, ma me lo pulisci lo zaino, mi interessa proprio. Veramente? Dai, non è possibile, ragazzi, ma com'è possibile la cosa che sto? Cioè, io le mise cose, c'è cioè, cose, non lo so. Ma non mi ricordo manco più capivo, le chiavi di casa. Io, che genio, ma so, come te ne vai a casa, che te ne devi andare domani? C'è il mio computer, d'altronde, che in modo dove mi hai messo. Boh, lo troverai, lo troverai per quando devi fare le lezioni online che ti serve? Chi lo sa? Ozania. Ragazzi, qui c'è Yuki che è la migliore, raga. Ma sei scema. Vedranno la mia reazione molto cattiva. Davvero? Certo. Hai trovato le altre cose. Non vai, vai. Già ho in mente tante. Cerca di lo Zana, cerca di, come si chiama, il computer. Un suggerimento, che ne so, i mobili. Che ne so, può darsi pure che le cose stavano qui, ma le altre cose no. Questa. Ti dico solamente che sta in un posto che già hai aperto. Lo Zana. Perché YouTube non si possono dire determinate cose? Mi sto trattando. Hai trovato? No, hai trovato! Ma veramente, ragazzi? Allora, ragazzi, Yolanda adesso mi va a pulire lo zaino. Ma assolutamente no! Perché io mi devo vendicare. Che c'è, Daniele? Che c'è? Che c'è? Ma ti rendi conto quello che hai fatto? Cioè, non fammi vedere. Fai vedere le tue pessime idee. Guarda, non sono pessime, sono bellissime. Io direi che questo scherzo si può concludere qua. Esattamente, si può. Daniele, fai vedere la tua bellissima faccia di come sei felice. Io odio Yolanda Svizzera. Grazie mille a tutti per aver visto questo video, speriamo che vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bellissimo mi piace se volete altri scherzi come questi, mi raccomando. Io vi voglio bene, vi mando un bacio ed un abbraccio e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovo video. Vai! Tanto mi vendico! No!